Sergio Cuzzi, 47esima stagione di Prosa della Carnia, che cosa si ricorda Cuzzi di quella prima edizione? Stanno diventando tanti gli anni, ma ricordo abbastanza bene. Ricordo l'emozione di un gruppo di giovani universitari che si era lanciato in un'impresa che pareva abbastanza temeraria in Carnia. Ricordo un teatro, il David, che era stato appena messo a posto per adattarlo alla stagione, aveva ancora le malte fresche che fumavano. Ricordo il freddo che faceva perché eravamo in pieno inverno, e la compagnia, ricca tra l'altro di interpreti famosi del Teatro Stabile di Trieste. Io resto convinto che abbiano recitato Chekhov quella sera solo perché era l'ultima replica, perché il rischio di ammalarsi era abbastanza alto per loro. Come è cambiato il teatro in questi 47 anni, in particolare in Carnia a Tolmezzo? Ma non è più un evento misterioso. Cioè, c'è il gusto ogni anno di scoprire qualcosa di nuovo, e noi facciamo il possibile per presentare qualcosa di nuovo. Però ormai è un'abitudine consolidata, per fortuna. C'è, è aumentata molto la consapevolezza, la preparazione del pubblico, cioè il nocciolo duro del pubblico composto da persone che sono in grado di valutare molto bene, e questo dà naturalmente una grande responsabilità agli organizzatori, perché abbiamo sempre evitato di farlo, però non ci potrebbe mai passarsi per la testa di presentare un prodotto di bassa qualità solo perché magari ha un grosso richiamo mediatico, perché sappiamo di essere giudicati in maniera molto competente. Le scelte di quest'anno della stagione di prosa su cosa si sono basate? Ma si cerca sempre di offrire un mix tra i vari generi, tra spettacoli di divertimento, che sono quelli preferiti ovviamente dal pubblico, però anche spettacoli che facciano riflettere su tematiche importanti o su testi classici o comunque consolidati di grosso repertorio. E poi anche c'è un grosso sforzo nel diversificare l'offerta, quindi quest'anno c'è un po' di tutto, c'è la musica, c'è il teatro in tutte le sue varie gamme, c'è la danza, c'è il teatro per bambini, per ragazzi naturalmente, quindi credo che nel nostro piccolo l'offerta sia veramente molto ampia, molto variegata.